Io ho delle slide, però vi lascio. No, no, che hai delle slide che le devi già. Io ho delle slide che potete guardare, ma io ci parlo sopra, che comunque lascio, che sono stati soprattutto appunti per me. E noi avevamo pensato, diciamo, con Laura, di cercare di avere più spazio di discussione. Io quello che farò, cercherò appunto di dirvi in maniera il più lineare possibile quali sono le linee di valutazione che sono già oggi nelle cose per la strategia, diciamo, aree interne, e che sono sostanzialmente su tre ambiti. Io però non riesco a girare io da solo. E giri tu. Allora, noi non abbiamo ancora cominciato a fare della vera e propria valutazione su aree interne, sono parte degli approcci autovalutativi che sono in corso. Questo non vuol dire che non ci siano attività riflessive e analitiche durante tutto il percorso, diciamo, di costruzione della strategia. Però l'idea è che sempre, l'avete sentita dire, se avete insomma un po' frequentato il mondo, le cose che dice Fabrizio, che comunque aree interne si impegna ad avere un sostegno con una valutazione in senso stretto, quindi una vera e propria ricerca valutativa dedicata. Ora, ci sono tre ambiti di rilievo che sono diversi ma connessi tra di loro, in cui è abbastanza nelle cose che si eserciterà un'attività valutativa, quindi diciamo di ricerca in senso stretto, per dare, diciamo, dei giudizi però costruttivi, perché è evidente che nessuno sta aspettando la fine di qualche azione pubblica realizzata per avviare la valutazione. Però questi tre ambiti che sono connessi, diciamo, tra di loro, sono: il primo riguarda la proposta strategica della SNAI, diciamo, in sé. Il secondo riguarda l'utilità e il rendimento degli interventi sui servizi, diciamo, di base, che sono un pezzo fondamentale. Voi sapete che è quello che caratterizza la proposta SNAI, e che non è né solo attività, diciamo, di sostenimento dell'azione pubblica, diciamo, ordinaria, collettiva attraverso i servizi, né solo azione di sviluppo locale, ma una combinazione di queste. Ma come vedrete, diciamo, un attimo dopo, sui servizi di base c'è una promessa di continuazione dopo la valutazione. E poi c'è la cosa che forse qua ci interessa di più, che è la strategia un po' incarnata nella struttura. Ora, in realtà, io ho delle slide separate per questa cosa. La cooperazione funziona sempre a un certo punto, e questa è una grande lezione per una cosa. Ma che cosa vuol dire avere una linea che potrà essere una linea di attività, diciamo, più centrale, che noi potremo mettere nel piano di valutazione dell'accordo di partenariato, e che tendenzialmente cercheremo di finanziare dal centro, anche se con una ricerca ovviamente indipendente? Cioè, cosa vuol dire valutare la proposta SNAI? Noi ci siamo, adesso sono da vari anni che ci viviamo dentro, molti di noi l'hanno costruita, quindi forse molti di noi tra cui ti parla non è sicuramente la persona più adatta, diciamo, a valutare questo pezzo qui di impostazione. Però la SNAI ha tanta costruzione teorica, diciamo, esperienziale, e abbiamo per tanti versi tutti insieme, diciamo, dovuto costruire con quello che sapevamo, essere piuttosto assertivi, perché c'è una grande sfida di come le cose si facevano in passato. Tuttavia è passato qualche anno, quindi oggi siamo in una situazione in cui la strategia non è solo all'atto di proposta, non stiamo soltanto facendo proseliti, ma siamo un gruppo importante, diciamo, in tutta Italia, anche se con vari livelli, un movimento di sindaci, tanti attuatori, diciamo, tante cose, quindi siamo a un punto in cui ci possiamo un po' permettere di sfidare un po' alcune ipotesi, diciamo, della strategia per poterla affinare. La strategia ha delle ipotesi di simultaneità o sequenza, diciamo, necessaria tra gli interventi sui servizi e gli interventi sullo sviluppo locale. Si muove con un format che deve essere ovviamente interpretato nelle varie realtà, ma è proposto a tutti. Noi questa cosa la dobbiamo interrogare un po' di più, perché ci sono dei soggetti molto avvertiti in Italia che ritengono che in certi luoghi bisogna prima ricostruire la comunità e poi pensare allo sviluppo, così come ci sono delle esperienze che magari stanno messe bene, in cui hanno lavorato di più, quindi conseguenze, diciamo, diverse, simultanee, differenti. Abbiamo delle implicazioni sui tempi. Noi, come ci dice oggi Sabrina, abbiamo lavorato tanto e ci abbiamo messo tempo, ma vi ricordo che questo è un piccolo aggiustamento di messaggio che abbiamo fatto lungo la strada, perché la strategia è partita il primo anno dicendo: in un anno facciamo tutti gli APQ tra 10 mesi. Abbiamo un enorme problema sulla definizione, sul controllo dei tempi, e lo dobbiamo usare la valutazione, diciamo, per capire, adesso con un po' di esperienza, quali sono i tempi giusti. E qua, dato che, diciamo, in alcuni casi che abbiamo dei risultati di lungo periodo, dei risultati più di breve, dobbiamo un po' chiarire le idee su questo, e la ricerca vera e propria ci aiuta tanto.
Dobbiamo valutare a livello complessivo nazionale gli strumenti, sia quelli che consideriamo un'innovazione come la diagnostica, diciamo gli indicatori, sia anche tutti gli strumenti amministrativi. Abbiamo un enorme problema che sappiamo che la pluralità di fonti non sempre ci aiuta, abbiamo abbracciato la retorica dell'integrazione tra fondi, ma dobbiamo capire la strategia e i risultati all'interno sono più importanti del mantenere la retorica dell'integrazione tra fondi. Quindi quello che voglio dire è che noi abbiamo bisogno di capire anche questo impegno degli attori multilivello, quindi abbiamo tante questioni valutative, domande sincere che sono di livello macro, generali, che riguardano tutti, anche per capire se appunto alcune intuizioni che abbiamo maturato, sempre quelli che hanno le mani in pasta, sono corrette oppure se invece la ricerca ci dice che dobbiamo fare delle cose diverse. Tenete conto che tra le varie questioni su cui abbiamo bisogno di facilitare la ricerca è che la rentabilità si è affermata, giustamente ancora si afferma come una strategia povera. È vero che ci sono le risorse per le aree, ma se voi pensate ai soldi che vengono messi sulle strategie di specializzazione intelligente, cose molto più astratte, questo è ancora un oggetto tra virgolette marginale. Bisogna capire anche attraverso la ricerca se è come chiedere un po' di più, magari non soldi, ma attenzione, noi continuiamo ad avere sempre un grande vuoto di misurazione statistica. Parliamo, ci affidiamo tanto agli indicatori, ma vi assicuro che è molto difficile anche avviare un discorso, quindi bisogna capire dove fare. Su questo la valutazione proprio della proposta, di quali sono i suoi punti di forza e debolezza, la prova dell'attuazione è molto importante. L'altro ambito riguarda i servizi, diciamo, di base essenziali. Tutti quelli che sono impegnati oggi nelle firme degli APQ sanno, qua siamo tutti, come dire, una convention, non è un pubblico, siamo tutti interessati, sappiamo qual è il ruolo dei servizi di base dentro la strategia e dentro le strategie d'area. Tutti quelli impegnati nelle firme degli APQ sanno che c'è questo codicillo ampio davanti che si dice si continuerà, le amministrazioni si impegnano a continuare a cercare di mantenere tutte quelle che sono coinvolte nella promozione di questi servizi, a mantenere del tempo dopo una verifica di efficacia, che in questo caso vuol dire, diciamo, utilità e servizio alla collettività di base in questi servizi stessi. Questa è una cosa che è facile a dirsi ma molto più difficile a farsi, perché non è mai stata tentata prima su questa larga scala. Cioè, noi stiamo dicendo che noi c'è una promessa pubblica in alcuni atti di grande rilievo che starà alle collettività, diciamo, locali ricordare nel tempo e pretendere, diciamo, che sia soddisfatta, che passa per la valutazione di tutta questa categoria di progetti caso per caso. E questa cosa però deve essere fatta, probabilmente, diremmo noi che ci abbiamo fatto alcune prime riflessioni, accettando delle metodologie, diciamo, comuni, anche perché altrimenti è molto difficile andare avanti. Quindi dobbiamo costruire, diciamo, un metodo, un approccio, diciamo, per valutare in maniera equa questi progetti di servizio che intervengono in situazioni diverse. Quindi deve essere un approccio equo, ma che dovrà tenere conto di tante cose. Probabilmente avremo qui bisogno di chiedere e di molta misurazione in più di quella disponibile. Noi abbiamo fatto una diagnostica, diciamo, da lontano, in cui parlavamo delle cose da fare. Oggi che dovremo cominciare a guardare le cose che si fanno nel tempo, abbiamo bisogno di basi molto solide, quindi bisognerà anche decidere se la valutazione un po' deve costare. Cioè all'interno deve pretendere nel tempo, queste sono le intuizioni mani in pasta, non chiediamo tanti soldi, forse per fare i progetti, diciamo lo sviluppo, siamo quelli che fanno tanto con poco, ma le misurazioni devono essere molto buone, non possiamo affidarci su alcune cose soltanto a cose, diciamo, molto... E dobbiamo, ovviamente, questo sarà un caso in cui dovremo trarre delle lezioni, diciamo, più generali, perché questa è stata la promessa chiave che è stata fatta all'inizio. I servizi non ci sono perché queste sono aree che sono state discriminate in maniera esplicita da una politica che ha fatto delle scelte a volte inconsapevoli sulle agglomerazioni, diciamo, più urbane, quindi ha anche degli strumenti diagnostici, diciamo, sbagliati. Noi viviamo dentro questi modelli per poter uscire semplicemente dalla sperimentazione, diciamo, da cavi e provare a stabilizzare tutte le cose molto importanti che stanno venendo fuori dai territori. Abbiamo bisogno di fare una valutazione molto, diciamo, massiccia a capire che cosa ci può dare. Però gli ultimi 5 minuti li vorrei dedicare di più
a una cosa che ovviamente sta più a cuore, diciamo, a tutti, che forse può essere meno preso in carico in maniera centrale, che è la valutazione delle strategie della SNAI incarnata nelle singole strategie d'area. Cioè ci sono molte cose comuni, c'è una grande scommessa nazionale, c'è una grande scommessa in questi soldi sui servizi, in alcune cose queste strategie apparentemente si somigliano, però la verità vera è che la strategia, come ricordava qualcuno oggi, credo anche il ministro, non so bene, diciamo, intendendo sia in positivo che in negativo, si fa nei ruoli legali e nella realtà queste cose sono, diciamo, diverse. E qui la valutazione ci deve servire a fare, perché invece è abbastanza evidente che in questi casi le strategie sono appena iniziate, in alcuni casi c'hanno una storia che ha riguardato gli atteggiamenti e le cose degli attori, c'hanno una storia pregressa perché alcune di queste cose in questi territori in maniera differente, con strumenti diversi, sono state tentate in passato, in alcuni diciamo no. Però oggi la valutazione non ci serve soltanto a dire se abbiamo fatto bene o andiamo male, si serve a fare meglio, quindi noi abbiamo bisogno di una ricerca complicata che deve guardare sia cose realizzate che stare, diciamo, in itinere, non essere tanto astratta, perché che valga la pena impegnarsi l'abbiamo già deciso. Questo è un mondo in cui il bello di questo protocollo, in cui tu devi prima di selezionare la strategia, poi fai il preliminare, poi fai le schede della strategia, alla fine o sei stato veramente arruolato, sei andato via, ok? Quindi la gente che rimane, o l'area ovviamente rimane, ma insomma nella selezione di chi poi contribuisce a portare avanti le cose sono tutti molto arruolati quando la cosa parte. Quindi non hanno bisogno di una valutazione che viene lì e dice sì, però forse le cose di solito vanno male, sono sempre le stesse. Bisogna dirti la verità in faccia, ma con un senso, se volete, di amicizia che è tipico della buona ricerca, di chi dice le, diciamo, le cose come stanno. Quindi la valutazione che serve disegna anche una certa figura di valutatore. Il valutatore che serve alla strategia incarnata delle aree interne non è uno che deve scrivere un paper di questioni generali sulle aree rurali del mondo. Okay? È uno che si deve impegnare in quel posto lì, su quella strategia lì, su quegli attori lì. Poi magari tra tutti quanti insieme si fa una bella comunità che si riesce a scrivere qualcosa per dopo, va anche bene, ma non è questo, diciamo, il primo, la prima disegno del valutatore che facciamo. Allora, come ci possiamo preparare a fare una valutazione, diciamo, utile per una strategia reale? Allora, dato che questa è una strategia, cioè le varie strategie d'area che si sono incarnate, si sono disincarnate dai focus group e riprodotte, diciamo, nei documenti, hanno assunto, io che ne vedo tanto, un certo isomorfismo letterario, ok? Che gli ha fatto, diciamo, molto perdere di quali erano le motivazioni, che sono diverse, anche perché queste non è che c'era un grande movimento precedente, quindi sono queste aree che un po' hanno riflettuto su se stesse, il relativo, diciamo, isolamento, ognuno ha un po' in mente delle cose. In parte abbiamo ovviamente una grande proposta nazionale, ha sempre qualche responsabilità nell'isomorfismo. L'aver utilizzato una cosa molto potente nei singoli numeri, se fossero buoni, come la batteria degli indicatori, però un pochino ti porta, diciamo, anche verso questa cosa. Tu devi mantenere tutte queste cose in mano, però a questo stadio, per poter provare ad avviare alcune cose con un approccio che devono essere rigorosi, che vanno un po' costruiti, ma non può essere proprio la qualunque, quindi un pochino dobbiamo definire quali, un certo numero di approcci, 3-4 per aiutare le aree, un esercizio da fare da parte delle collettività e di chi ci rimane in pasta è reincarnare questi famosi risultati attesi. Se ne deve parlare un po' in un altro modo, chiamando un po' per nome e cognome, posti, ma anche persone, gente che conosciamo, perché queste sono aree piccole, spesso quando hanno in mente quell'ospedale lì, hanno anche in mente il primario che è cambiato, che c'è un certo atteggiamento, quindi è molto importante riraccontarsi questa storia e quindi... Questo è un lavoro importante che si può fare solo dopo che uno ha perlomeno la strategia, questo stadio approvata, perché è sereno, quindi questa cosa è andata, la PQ è andato, dobbiamo lavorare, diciamo, sui progetti, però possiamo anche provare a raccontare un po' meglio le storie, perché queste saranno valutazioni formali, cioè la valutazione per le singole strategie delle intende saranno dei progettini di ricerca di tipo diverso in cui ci saranno dei valutatori
diciamo, cognome e cognome. Quindi io credo che oggi sia molto utile di parlare delle cose di cui abbiamo paura nei nostri risultati attesi, ma anche delle storie che ci sono dietro, perché queste che, su cui la valutazione si deve impegnare a cercare dei segnali per capire se le cose stanno andando in un certo modo, dove dobbiamo guardare più le cose, dove dobbiamo guardare più gli attori, gli individui, se stanno avvenendo delle modifiche, certi atti, che cosa non accade, diciamo, e perché. Quindi io mi fermo qui, lascio queste domande sul tavolo che poi prenderemo, perché adesso c'è la presentazione di Veronica Dovresti, la quale ci nell'economia della cosa, dopo aver avuto quest'idea degli ambiti in cui si inquadrano le domande valutative, adesso abbiamo un'idea di quelli che sono i risultati che vengono attesi a livello di ciascuna strategia. E quindi abbiamo chiesto a Veronica di fare una sintesi e di rappresentarci un lavoro facile e gradevole, immagino molto veloce. Io sono stata veloce. Tu sei stata bravissima, hai risparmiato due minuti rispetto a quelli che avevi. Grazie. Allora, ripartiamo dalla domanda proprio che ha orientato la sessione, e che quella, la domanda, diciamo, mi hanno chiesto di mettermi di qua per la ripresa. Come scopriamo quali risultati otteniamo? L'ha detto anche Sabrina Lucatelli nella presentazione iniziale, i risultati attesi sono stati il nostro punto di partenza. In tutte le strategie di area ci siamo messi a ragionare rispetto a dei risultati, volevamo arrivare da qualche parte. Adesso stiamo entrando nella fase di attuazione delle strategie. Abbiamo chiuso 13 strategie, si comincia con la fase di attuazione. Dobbiamo cominciare a capire come andiamo a vedere se stiamo raggiungendo questi risultati, in che modo li stiamo raggiungendo, se le azioni, gli interventi che abbiamo pensato stanno effettivamente in itinere producendo quel tipo di risultati a cui tutti insieme, strategia per strategia ovviamente, abbiamo pensato, per arrivare poi a quel momento che diceva Sabrina, in cui i sindaci nella piazza dovranno dire: ok, questi sono i risultati che avevamo pensato, che cosa abbiamo ottenuto ex post, su che cosa abbiamo ragionato, che cosa c'è qui davanti a noi. E quindi abbiamo cercato di fare, a partire da queste 13 strategie chiuse, una specie, diciamo, di sintesi a titolo proprio esemplificativo, per cominciare a fare insieme a voi anche qui oggi un inizio di questo ragionamento. Quindi i risultati attesi come primo punto di partenza anche per avviare la riflessione valutativa, nell'idea, riprendo quello che ha detto Paola, di reincarnare un pochino anche questi risultati attesi, quindi di andare un pochino nel concreto. Possiamo girare? Allora, le domande che ci dobbiamo porre quando andiamo a guardare questi risultati, ma adesso le vediamo qui così velocemente, ma guardando il risultato è più facile. Perché quali risultati sono più importanti per la nostra strategia? Perché lo sapete meglio di me, tutte le aree hanno puntato su un settore, magari c'è l'area che ha puntato sull'istruzione come volano per il cambiamento e il rilancio dell'area, c'è l'area invece che ha costruito una strategia intorno a quella che è l'idea guida del turismo, dello sviluppo, insomma dipende un po', c'è un equilibrio, è vero che ci sono i servizi e c'è lo sviluppo locale, però ci sono delle aree che hanno fatto delle scelte, quindi bisogna capire anche un pochino l'equilibrio rispetto a questi risultati. Quando andiamo a guardare come stiamo arrivando a questi risultati, su che cosa ci dobbiamo focalizzare? Cioè, che cosa dobbiamo andare a guardare? Qual è l'oggetto su cui dobbiamo porre gli oggetti, le persone su cui dobbiamo porre l'attenzione? Quali sono i punti focali, quelli che dobbiamo monitorare per vedere se stiamo arrivando dove avevamo pensato di arrivare? Facciamo quindi qualche esempio più concreto per entrare più nello specifico, provare a reincarnare questi risultati. Sono diciamo, delle esemplificazioni, tengo a precisarlo. Ho preso la strategia delle valli Maire e Grana in Piemonte. Qui c'è stato un intervento molto forte, dicevo appunto una strategia, questo è un esempio, che ha puntato sulla scuola come volano per il cambiamento.
una scuola di valle sul modello di una buona pratica che già c'era, quella della scuola di Monterosso Grana. Questa scuola di valle è una scuola pensata come quelle che sono state definite oggi in plenaria scuola innovativa. Scuola innovativa perché va a recuperare un edificio che è un'ex caserma, che va a riqualificare un'area che era lasciata e abbandonata a se stessa, ma una scuola innovativa perché va a essere costruita secondo un modello di architettura scolastica di tipo internazionale innovativo per la distribuzione degli spazi, perché questa distribuzione degli spazi si sposa con le caratteristiche dell'ambiente dell'area interna, di Prazzo nello specifico. Vi faccio un esempio: l'atrio della scuola è aperto proprio nella piazza centrale per favorire quell'equilibrio natura-apprendimento che poi è il fulcro del rovesciamento, del modello trasmissivo della conoscenza che questa scuola innovativa vorrebbe portare avanti. Con la possibilità di sperimentare, grazie a questa nuova distribuzione degli spazi, una serie di laboratori, attività di cooperative learning supportate magari dalle tecnologie digitali. Quale risultato si vuole raggiungere? Aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi. Ho una scuola bella, una scuola che funziona? Già questo è un punto interrogativo, che vuol dire che una scuola funziona? Ho una scuola dove posso fare delle attività che mi stimola. Questa scuola dovrebbe aumentare la propensione dei giovani a frequentare la scuola, a frequentarla con entusiasmo, e magari a sviluppare quelle competenze chiave, miglioramento delle competenze chiave dei giovani secondo il risultato atteso, che è fondamentale per il rilancio dell'area in una prospettiva di occupabilità e di sviluppo futuro, legato ovviamente a un discorso di miglioramento proprio dell'edificio scolastico, della sicurezza e della fruibilità. Noi abbiamo costruito in tutte le strategie d'area dei modellini, e qui riprendo l'isomorfismo di Paola, abbiamo individuato degli indicatori di risultato che sono delle prime misure, dei primi parametri rispetto a cui possiamo andare a vedere che cosa succede. Per esempio in questo caso andremo a vedere se c'è un aumento degli alunni non residenti nelle aree progetto che frequentano la scuola, questa di Prazzo, nell'area progetto. Andremo a vedere come si è mosso il test Invalsi, che è stato anche utilizzato come indicatore di diagnosi d'area. Sono migliorate queste competenze? Sono peggiorate? Facendo attenzione però a pensare che questo indicatore, se si è mosso, ammettiamo che si sia mosso in positivo, è il punto di partenza della riflessione valutativa. Perché si è mosso? Che cosa è successo? Dov'è? Che cosa dobbiamo andare a guardare per capire come mai si è mosso e ha portato a quel risultato? Facciamo un altro esempio. La sanità. Si è parlato nella plenaria dell'introduzione dell'ostetrica di comunità. È un tipo di azione che abbiamo previsto nel Matese, ma anche nel Basso Sangro, per esempio, nella strategia dell'Abruzzo, per raggiungere, per diminuire il gap fra i cittadini e i servizi di prossimità, per elevare il livello di assistenza di prossimità con i cittadini residenti. E andremo a vedere se il numero di donne che sono assistite con l'ostetrica di comunità è aumentato. È aumentato, se è aumentato, perché è aumentato? Che cosa è successo? Chi è questa ostetrica di comunità? Come è stata formata? Come si è raccordata con la rete dei servizi sociosanitari esistenti sul territorio? Una serie di domande anche qui che ci possiamo porre per capire appunto come mai si è raggiunto questo risultato. Un altro esempio, la mobilità. Faccio riferimento a un risultato atteso molto frequente, trasversale potrei dire veramente alle strategie delle aree interne. Il miglioramento della mobilità all'interno, da entro le aree interne, per rendere più accessibili i servizi del territorio da parte dei cittadini. Si è fatto qualche riferimento in plenaria a questo. Nelle valli Maire e Grana si è pensato a un sistema di mobilità a chiamata, flessibile, gestito da una cooperativa di comunità, quindi che si basa sul sociale, basato su un'app che consente quindi all'utente di turno, che qui può essere di diverso tipo, può essere l'anziano che ha bisogno di raggiungere la struttura ospedaliera, può essere l'alunno che deve raggiungere la scuola, insomma, bisogna capire appunto per chi, no? Qual è l'utente a cui è rivolto questo sistema di mobilità, e andremo a vedere con l'indicatore di risultato se l'utilizzo di questo servizio di trasporto a chiamata, per esempio, è aumentato. Mettiamo che fosse aumentato, come facciamo a valutare, come facciamo a dire qualcosa a partire da questo risultato atteso? Cosa potremmo guardare? A me colpisce l'app, per esempio, no? Il fatto che si parta dall'utilizzo di un dispositivo tecnologico digitale.
ma anche la gestione della cooperativa di comunità. Ammettiamo che sia cresciuto questo indice di utilizzo del servizio. Che ruolo ha avuto la gestione della cooperativa di comunità, no? Nel raggiungimento di questo risultato atteso? O anche cosa temiamo? Non parliamo solo in positivo. Ci vorrà molto tempo prima che avremo queste misurazioni. Il punto è: quali sono le nostre previsioni su quello che può andare bene e quello che può andare male in questi risultati? Perché noi valuteremo anche prima di poter fare delle nuove misurazioni. Però questi sono. L'altra questione è che quello può andare bene, ma per esempio però può essere andato bene, può essere aumentato l'utilizzo del servizio di trasporto locale a chiamata perché bypassano l'app e rispondono al telefono, certo. Per esempio, cioè voglio dire, bisogna sempre andare a guardare se ci sono delle spiegazioni alternative e ci sono delle tecniche che ti consentono di capire se è quello che hai fatto che ti ha prodotto quel risultato oppure no. Oltre che chiaramente questo è l'indicatore, che è una cosa che Veronica tu hai detto prima, cioè l'indicatore è una cosa sintetica e riflette uno degli aspetti, dei molteplici aspetti, e alcuni di questi aspetti si sono leggibili anche prima dell'outcome in questo momento e quindi sono rilevabili, come diceva Paola, in precedenza. La valutazione serve a capire che cosa succede, per sicuro che magari non è questo il caso, però che l'indicatore proxy sia poi alla fine scelto, sia starato rispetto a quello ai risultati veramente rilevati. Questo lo puoi scoprire con la valutazione, non soltanto con la rilevazione dei movimenti e degli indicatori. Qualche altro esempio, non so se ho il tempo. Hai ben 2 minuti. Perfetto. Allora, qui sul turismo sviluppo locale, insomma, ho scelto questa azione molto complessa, devo dire, no? Del Basso Pesarese, Anconetano, nelle Marche. Per raggiungere, diciamo, il risultato atteso dell'incremento turistico mediante sistema integrato di nuovi prodotti culturali e servizi di ospitalità, si chiama la rete degli asili di Appennino, si sono previste diverse azioni. Innanzitutto la costituzione di questa rete di asili di Appennino, che non è una roba molto complicata, perché prevede l'allestimento di luoghi, di spazi dove poter ospitare, l'accoppiamento fra questi spazi e delle caratteristiche dell'area che fanno riferimento, non lo so, alla cultura, ai beni culturali, all'istruzione. Dopodiché, diciamo, strutturata questa offerta, c'è un'azione che di sostegno e di formazione alle imprese che dovrebbero gestire questa rete di asili di Appennino. E quindi, legata anche al contesto scolastico, si diceva il rapporto scuola-impresa, puntare sullo sviluppo di competenze che consentano di gestire anche qualitativamente, da un certo punto di vista di elevato livello qualitativo, questa rete degli asili d'Appennino, con, diciamo, l'idea di aumentare quindi il turismo anche nei mesi non estivi, perché magari nei mesi estivi c'è un trend già piuttosto positivo, e di incrementare le presenze turistiche. Questa è un'azione, per esempio, piuttosto complessa, che, diciamo, prevede una serie di scelte, anche di tipo metodologico, se più della valutazione, di diverso tipo di approccio. Ho un ultimo esempio, se posso, quello sull'occupabilità. Anche qui un esempio molto molto complesso, faccio riferimento alla strategia dell'Alto Alpino, in questo caso della regione Campania, che ha pensato alla realizzazione di questo sistema di botteghe di mestiere per rivitalizzare un pochino le botteghe dell'artigianato locale e consentire nello stesso tempo ai giovani isolati del territorio di poter sperimentare delle attività di tipo tradizionale, però anche innovandole, migliorandole qualitativamente attraverso competenze di saper fare acquisite nella prima parte in progetti extracurricolari scolastici sia nel primo che nel secondo ciclo, in una, diciamo, ottica di
rapporto formazione impresa, impresa formazione molto stretto, finalizzato quindi a ridurre il disagio dei giovani che vengono, no, inclusi sul piano sociale, migliorare le loro competenze chiave, competenze proprio di cittadinanza potremmo dire nel quadro europeo, ma ricollegandole, quindi innoviamo, ma ricollegandole alle caratteristiche della tradizione dei settori produttivi locali. Anche qui, questo indicatore di risultato sull'aumento dell'occupazione attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro per i partecipanti alle botteghe entro i 12 mesi successivi all'intervento, ho finito, erano solo degli esempi per avviare. Però questo è proprio un esempio di quella cosa che dicevamo prima, per aspettare l'aumento dell'occupazione. Questo è molto. Non solo, ma l'aumento dell'occupazione è difficilmente contabile e difficilmente attribuibile. Quindi anche qui bisogna attrezzarsi in modo. Ok, allora adesso cerco di fare due cose insieme. No. Sì. E allora adesso abbiamo Giuseppe Gemmelli, il sindaco di Orvieto, che ha accettato di farci un po' una sfida di immaginare come che cosa, quali sono le sue esigenze, come potrebbero essere le esigenze conoscitive dell'Orvietano nell'attuazione della strategia, e di vedere che tipo di aiuto gli possiamo potremmo dare. C'è una presentazione che adesso tirerò. Se tu gliela fai è più semplice. Ma intanto io inizio, così non perdiamo tempo e non vi faccio perdere troppo tempo. Ma io, il tema che ci eravamo dati era che cambiamento vogliamo conseguire con la strategia delle aree interne. E poi quali sono i risultati che vogliamo perseguire, perché poi, lo dicevano prima anche diversi interlocutori, dice sì, mettiamo in piedi tutto questo grande movimento dal 2012, che ci stiamo lavorando, tante persone, tanti soggetti, ma poi il risultato che vogliamo con cui vogliamo arrivare dalle aree interne, qual è? Allora, se vai veloce sulle slide, tanto se no non facciamo niente. Intanto io sono partito da un po' di storia, perché questa cosa delle aree interne e di questo sistema dello sviluppo locale viene da lontano, vai avanti, ecco, dal 1929, il primo lavoro che è stato fatto su un sistema del genere era lo spopolamento montano in Italia. Se pensate che da lì, poi adesso senza farle vedere tutte, ma insomma siamo arrivati al 2012 con la strategia nazionale dell'interno, che all'incirca, ora prendetela un po' così, punta sul fatto di definire queste operazioni e le proposte per far sì che alcune parti del territorio non subissero alcuni processi. Andiamo avanti. La ricerca nel 1929 di Ugo Giusti, da Enea nel 29, riprendeva un po' i temi, alcuni dei temi fondamentali di questa cosa, e siamo arrivati nel 2012 e insomma, se li leggete adesso per brevità non la faccio troppo lunga, ma insomma siamo un po' sempre su quel discorso. Chiaramente sono cambiati tanti aspetti, alcune aree hanno avuto alcuni sviluppi, altri meno, però in alcune parti dell'Italia, magari non sempre le stesse, abbiamo il medesimo problema. Avanti. Un altro tema che vogliamo identificare, perché poi altrimenti non riusciamo a comprendere bene l'intera strategia, dice sì, alcune aree si spopolano, benissimo, lo sappiamo tutti, veniamo quindi in questa ma anche in altre aree. Considerate che la mia area è un'area di 20 comuni, complessivamente circa 50.000 abitanti, è posizionata fra Roma e Firenze, quindi in un'area che dovrebbe essere, poi però in molte realtà troviamo lo stesso problema che hanno altre realtà come questa, ma come tante altre. Secondo me bisogna anche capire, ma questa gente che parte da quest'area poi dove va a finire? Allora, e perché? Allora, se mettiamo insieme le due domande, forse
possiamo raggiungere un certo tipo di risultato e capire anche qual è la strategia da mettere in atto perché questo non accada più se vogliamo raggiungere quel risultato. Inoltre, quale cambiamento vogliamo fare con la strategia dell'area interna? E sull'altra slide ho fatto un po' una provocazione, no? Risiedere e abitare non è la stessa cosa. Nel mio territorio, nelle nostre aree, ci sono tante persone che vengono a risiedere nel mio territorio. Anche qua, quante persone vorrebbero risiedere qua? Perché magari vivono in altre parti, vengono qui, vedono la pace, vedono un po', vedono la natura, il contatto con la natura. Ma poi, altra cosa è abitare. Abitare è il cittadino che deve vivere e costruire la propria vita qua. Allora, quali sono la strategia, quali sono i sistemi da mettere in atto perché poi si possa abitare qua? E questo credo che la strategia delle aree interne deve dare queste risposte se vogliamo poi raggiungere il risultato. Vado velocemente avanti. Lo stavo dicendo adesso perché un conto è abitare, per esempio noi abbiamo tante persone che vengono da tutte le parti del mondo, che vengono a risiedere nel nostro territorio, perché magari lavorano da remoto, sono manager di grandi aziende, lì trovano un territorio a misura d'uomo, cultura, arte, eventi. Poi però abbiamo 1.500-2.000 pendolari che tutte le mattine sono costretti a prendere il treno e spostarsi su Roma, su Firenze. Allora la sfida di questa strategia è come facciamo a far diminuire queste persone che sono costrette la mattina a prendere il treno e andare fuori? E quindi su questo stiamo lavorando. Gli interessi non sempre coincidono fra queste due categorie, perché da una parte dobbiamo avere sempre un territorio migliore, anzi qualche volta ci viene detto, guardate, l'ultimo esempio di sabato scorso, Piazza del Popolo, un grande evento fatto da tutti i ragazzi delle scuole, hanno fatto un grande evento alla chiusura dell'anno scolastico, tutti gli anni fanno questo grande evento. Bene, le telefonate che sono arrivate al sindaco sono state di tanta gente che vive nel nostro centro storico, avveniva questa iniziativa a Piazza del Popolo, quindi il pieno centro storico, perché a mezzanotte volevano che la musica smettesse tutta. E quindi capite bene che far convivere queste due esigenze, questo è un piccolo esempio, ma è anche un po' la strategia che ci dice fra chi vuole risiedere lì e chi vuole vivere, perché il ragazzo che vuole rimanere lì vuole avere anche una città che gli permette di avere quelle attività che sono tipiche di una città per il giovane. Ecco, nomadi sono i due estremi di una, cioè noi stiamo creando molto spesso in queste aree dei giovani che li formiamo, li portiamo a un grande livello culturale e poi prendono e vanno fuori. Oppure, e quindi questa spendiamo risorse pazzesche, se pensate alla nostra università, quanti giovani formiamo che poi ce li ritroviamo in tutta Europa, in tutto il mondo e sono i migliori, perché poi da questo punto di vista o comunque stanno su questo. E i nomadi digitali, per esempio, un'altra categoria che è quella un po' che dicevo prima, che vengono a vivere da noi perché poi da lì possono gestire le loro aziende, le loro attività in tutto il mondo, però lì trovano l'ambiente. E però c'è tutto il resto del mondo, quello che io ho chiamato noi, cioè il popolo. Come permettiamo al popolo e alla gente normale, se così si può dire, di vivere in queste aree? E questo lo vogliamo trovare all'interno delle aree interne. Il destino, e qui l'ho chiamato come costruire una strategia per chi resta, per chi vuole restare dentro le nostre aree. E dargli l'opportunità che si può vivere, si può stare lì, si può sviluppare assolutamente un territorio. L'abbiamo trovato in questi focus group, quando abbiamo parlato con centinaia di persone, con decine di persone, molto affollati, mi ricordo una volta eravamo nella nostra biblioteca, avevamo una decina di gruppi su cui, e lì quello che è uscito fuori, se andiamo a vedere, ora risalgono un anno e mezzo fa, due anni fa, insomma quello che usciva fuori era un po' questo, no? Ognuno cercava di inventarsi quello che poi è, però molto spesso non lavorando insieme non si riesce a trovare quella condivisione che permette
poi di andare al punto della strategia. Che cosa abbiamo messo sulla prossima slide? L'uomo. Lo abbiamo detto. Noi partiamo da lì. Cioè noi dobbiamo creare le condizioni perché sia l'uomo al centro di questa cosa. E vogliamo che l'uomo rimanga nel nostro territorio. E come misuriamo i cambiamenti che riteniamo di aver sollecitato con la strategia d'area proprio all'interno di questa operazione? Ci sono secondo noi due tipi di cambiamenti. Uno, oggettivi, e li possiamo misurare, lo dicevamo prima, se aumenta il PIL, se aumentano le persone che trovano lavoro, se così. Poi ci sono tutta una serie di altri cambiamenti che però sono qualitativi, che riguardano la mutazione di elementi culturali e sociali, la fiducia, l'attitudine alla collaborazione, l'apertura all'innovazione, la curiosità, l'inclusione sociale, la felicità, adesso intesa come senso generale. Questi sono anche quei cambiamenti e quelle cose da misurare, perché non è che magari se aumentiamo 200 posti di lavoro in più abbiamo risolto il problema e la strategia ha colto nel segno. Bisogna capire se poi qual è l'effetto anche su tutta questa cosa. Cerco di andare veloce, ma perché voglio arrivare alle 3-4 slide finali. Che... Sì, 3 secondi, avanti. L'uomo? Questo, la domanda, c'è corrispondenza tra le due cose, c'è automaticità? No. Le misure sono degli inneschi che producono un cambiamento persistente a condizione di poter sviluppare una strategia di medio e lungo periodo. Anche qui non ci sono scorciatoie. Questa è una strategia, lo dobbiamo dire anche ai nostri operatori economici, lo dobbiamo dire a tutti gli interlocutori. Questa secondo noi è una strategia che sarà nel medio e lungo periodo. Questa è una delle... la strategia delle aree interne, a nostro avviso, deve diventare una strategia che nel corso del tempo, degli anni, è la sintesi, è la base su cui si fa una serie di altre operazioni. Se guardo dal punto di vista amministrativo, questa strategia deve stare a base di tutta una serie di programmazione per il futuro, se no non ha senso, non può essere l'oggetto e il sistema di una legislatura, se parliamo dal punto di vista politico-amministrativo o così via. Cioè un territorio, al di là di chi sarà il sindaco, la deve fare sua. Cioè l'obiettivo è questa di questa strategia, e non può essere che si identifica in un gruppo, lo diceva prima lei prima, no? Paola, scusa. Cioè questa cosa non può essere di un pezzo, di un meccanismo, deve essere o la collettività la prende, la fa propria, gli entra nel DNA, oppure probabilmente non si raggiungono i risultati finali. Vabbè, la prossima slide è un po' una provocazione per dire questo, che è uno dei problemi che ci siamo trovati nella strategia. Guarda, noi abbiamo messo in piedi, a un certo punto avevamo trovato quasi 200-250 progetti da tutta questa cosa, una cosa immensa, no? Poi ci siamo iniziati a calarlo in quelle che sono le misure della strategia a cui è agganciata, per esempio i fondi europei e così via. Ci siamo trovati, andiamo sulla slide successiva, ci siamo trovati con delle condizioni fuori del comune, cioè noi dovevamo adattare i nostri progetti a quello che erano le misure euro. Non può essere questo se vogliamo vincere questa sfida. Cioè noi dobbiamo trovare un sistema, e oggi al ministro non c'è stato modo di porlo, ma glielo farò perché l'ho invitato a un'iniziativa ad Orvieto. Cioè noi ci dobbiamo porre esattamente al contrario, perché se no non funziona. Cioè noi siamo andati dalla base a creare il nostro sviluppo, ora bisogna che ci devono seguire anche tutta la normativa regionale e europea, perché non possiamo che ci siamo trovati con dei progetti che l'abbiamo dovuto mettere su 7 misure differenti, perché altrimenti non si arrivava a conclusione. Se il progetto è quello,
bisogna che troviamo un metodo, un sistema che da questo punto di vista ci arrivi alla conclusione. Vai avanti, ecco, questo. L'altro problema, che lo dico per modo tale che imprenditori, la classe imprenditoriale, almeno vi parlo per il mio territorio, non generalizzo perché non è. Abbiamo trovato due casi. Gli imprenditori troppo slow, no? Cioè che per fargli comprendere la strategia è stata, oppure quelli smart. Non troppo. Troppo smart. Allora, anche qui bisogna trovare un sistema, la strategia, su questo dobbiamo approfondirla, questo è quello che è uscito fuori da noi, perché noi dobbiamo assolutamente coinvolgere, perché molto spesso la parte pubblica in questi casi fa un grande sforzo di adattamento, di innovazione e così via, ma se non riusciamo poi intorno a questo a portare, anche gli imprenditori, e quando chiamo imprenditori chiedo tutto, generalizzo, cioè dall'artigiano all'imprenditore vero. Chiudo con l'ultima slide. Che cosa voglio dire con questo? Noi dobbiamo raccontare una storia delle aree interne, noi dobbiamo però stare attento, e chiudo, che la storia delle aree interne non sia solo una bella storia, la dobbiamo far scendere assolutamente nel concreto, altrimenti sarà comunque una storia bellissima, la stiamo scrivendo con tantissime persone, con tanti soggetti, tanti contatti, tanti colloqui, ma poi nella realtà non riusciamo a concretizzarla. Invece credo che per dare veramente la chiusura, cioè la concretezza all'area interna, dobbiamo scendere anche nel dettaglio e portare a casa dei risultati in modo particolare con percezioni concrete dei lavori fatti. Grazie. Interessanti e importanti sfide, appunto. Che cosa può fare la valutazione su queste questioni? Non è stato posto la questione della tenuta delle strategie, va bene, una volta che gli indicatori sono stati raggiunti, ma questo vorrà veramente dire che ci sono innescati i processi di cambiamento? E la questione di come la valutazione può fare a comprendere, dare senso e riproporre alcune questioni relative, per esempio, non all'adeguatezza delle strategie, ma all'adeguatezza delle regole. Quello di cui parlava prima Sabrina quando parlava di stretto e necessario stretching delle regole, ma anche dell'adeguatezza delle regole che non possono essere stretchate. E bisogna vedere se la valutazione aiuta a capire quali sì e quali no. Adesso noi abbiamo pensato questa sessione a cerchi concentrici. Prima di avere un confronto con tre esperti, professionisti della valutazione, se qualcuno ha dei sentimenti prendetela con loro, che sono Serafino Celano, Giulia Urso del Gran Sasso Science Institute e Carlo Ricci. Serafino Celano e Carlo Ricci sono entrambi esperti indipendenti. A queste tre persone mal captate noi abbiamo pensato di porre innanzitutto appunto la sfida posta di rispondere a delle domande nell'ambito di questo contesto che le presentazioni di Paola Casavola, di Veronica Lopresti e del sindaco hanno fatto. E le domande, adesso noi avevamo pensato di fare dei giri, ma in realtà il tempo non c'è, e quindi io vi chiedo di fare un solo giro rispondendo alle domande che preferite, sia fra quelle che sono state poste, sia fra quelle che avevo posto io, che riguardano il contributo della valutazione volontaria alla valutazione della SNAI nel suo complesso, riguardo ai fenomeni, alla valutazione del suo complesso, alla valutazione delle singole strategie, soprattutto nella componente nel momento in cui è necessario individuare queste strategie complesse, non soltanto il contributo delle coalizioni locali, ma anche il contributo delle azioni che vengono fatte dalle amministrazioni regionali e centrali. Carlo, ti chiamo proprio ora.
Non mi sembra. Avete qualcuno che sta per morire, insomma. Spero di no. Mogli che partoriscono. Mogli che partoriscono. Allora, Carlo Ricci era previsto che parlasse per terzo. Rivilino si deve sempre fare riconoscere. Dice io. Eccomi qua. Ah, ecco. No, sei passato terzo. Come state? Vado io allora. Vai. Io sono Giulia Urso del Gran Sasso Science Institute. Vi contestualizzo un attimo il mio. No, non online. No, vi contestualizzo un attimo la mia presenza qui e quindi il ruolo del GSSI. Noi siamo l'ente valutatore della strategia nazionale per l'area interna e operiamo nell'ambito di un protocollo di intesa. È una sfida davvero complicata anche per noi, quella di valutare e accompagnare il processo di valutazione della strategia per l'area interna, e il mio intervento qui ora penso che possa ruotare attorno al contributo che le scienze sociali possono fornire nella valutazione di strategie di sviluppo come quelle che la SNAI mira ad attivare. Innanzitutto, ma una puntualizzazione necessaria, non si può certamente prescindere da una valutazione dell'efficacia interna, ovviamente, delle strategie, quindi una valutazione dell'efficacia di realizzazione progettuale, quindi il collegamento tra output, quindi il prodotto, e input, gli obiettivi. E quindi non si può prescindere da un approccio di tipo follow the money per partire. Ma come abbiamo già visto, riprendendo tutte le sollecitazioni che sono già arrivate dalle prime presentazioni, non si può prescindere, secondo il GSSI, secondo l'approccio delle scienze sociali, da un approccio che definiremmo, così la buttiamo lì, follow the people, cioè chi beneficia alla fine della strategia nazionale dell'area interna. E poi, seconda dimensione, si tratta di progetti di sviluppo locale, di casi micro, che molto spesso i dati non riescono a catturare. Mi è piaciuto molto l'utilizzo del termine segnale, ed era infatti quello che ha utilizzato la dottoressa Casavola, ed era quello che mi ero proprio appuntato. Dobbiamo cercare di cogliere i segnali di questo cambiamento, quindi come queste aree stanno tentando di uscire da questo lock-in di sottosviluppo in cui sono intrappolate. Secondo noi il contributo grande che può arrivare dalle scienze sociali e che ci viene da una visione sistemica del territorio a più strati è quello di una valutazione che è multimetodo, quindi che abbina sicuramente un approccio quantitativo basato sugli indicatori a un approccio di tipo qualitativo, quindi a una dimensione più qualitativa della valutazione. Indubbiamente, il contributo che può arrivare dalle scienze sociali è più sulla seconda dimensione dell'efficacia, quindi l'efficacia esterna, e quindi l'andare a vedere come quel prodotto che è stato raggiunto è collegabile al risultato che si voleva raggiungere. Appunto, questa visione sistemica del territorio ci potrebbe aiutare a dire sì, abbiamo ottenuto questo risultato, ma vediamo quali sono le altre dinamiche che sono intervenute, perché potrebbe anche essere che altre dinamiche sono state attivate attraverso la SNAI, attraverso effetti a cascata, effetti di spillover, e anche questo è interessante. Anche lì, ma anche nella semplice dimensione quantitativa dell'output, si può scendere ad imbuto sempre più in profondità per capire quanto un indicatore ci restituisce della realtà. Ad esempio, abbiamo detto che vogliamo raggiungere un incremento dei posti letto del 20%, d'accordo, ma qual è la qualità di questi
attenzione perché non ci dicono niente sulla qualità del dato, la qualità del prodotto, e non ci dicono niente sul processo, come si è arrivati. Magari si è arrivati a raggiungere il nutrimento di possiedetto, ma attraverso un unico albergo che beneficia un solo residente nella strategia, nell'area progetto per esempio. Quindi come si fa? Si va oltre, si fa un'altra domanda, si intervistano le persone, si va sul campo. Poi sicuramente la dimensione di cui la SNAI può beneficiare anche nella fase di valutazione è proprio il rapporto diretto che ha costruito con gli attori locali. Un'altra cosa che ci sentiamo di dire come GSSI è l'ultima, è un monito che lanciamo, è attenzione a inseguire solo il risultato, attenzione a inseguire solo l'azione, perché tante volte non ci restituiscono, cioè per inseguire l'obiettivo finale poi magari non si colgono quei segnali che in realtà poi veramente ci danno la dimensione di un cambiamento. Grazie. Mi metto qua così mi guarda. Allora, si diceva follow the money. Stamattina non sto bene. Sabina Locatelli ha fatto un esempio quando ha parlato. Ha detto: noi ci siamo trovati in una difficoltà, un'area si è trovata in una difficoltà forte perché nella programmazione regionale non si riusciva a trovare il posto dove finanziare la formazione per le guide alpine. Se seguiamo the money, che succede? Che io vedo che questo filone del Fondo Sociale Europeo avrà ipotizzato di finanziare, non so, i webmaster, e tutta questa roba qua è andata bene. Molte agenzie di formazione, molti operatori locali, che magari pensavano di fare le guide turistiche, ma i soldi stanno qua, quindi facciamo pure quest'altra cosa. Seguo the money, la spesa c'è stata, se c'è stata, c'è stata in dei settori che sembrano essere come dire, plausibili, non bizzarri. Ok, ma il problema dov'è? Dov'è il problema? Il problema è che io in questo modo, se faccio valutazioni in questo modo, non riesco a capire se gli strumenti messi a disposizione dei territori, delle aree, sono quelli che le aree richiedono. Ora, questo non significa che io, decisore centrale, regionale, cioè, devo prevedere tutto il possibile e immaginabile, però devo avere una caratteristica nel disegnare le policy che noi abbiamo chiamato policy awareness, cioè la consapevolezza territoriale delle politiche. Che significa praticamente? E perché questo c'entra con la strategia nazionale delle aree interne? La strategia nazionale delle aree interne è un grande esperimento di politica e di politiche. Si basa metodologicamente sul concetto di policy place-based, il che significa che appunto ci vuole consapevolezza territoriale. Le politiche, sia quelle di sviluppo sia le politiche ordinarie, devono essere capaci di piegarsi alle caratteristiche del territorio, il che significa che devono offrire a chi territorialmente che cosa significa le caratteristiche specifiche del territorio, non soltanto il mero contesto socio-economico, le caratteristiche statiche, che cos'è, ma anche il territorio che tipo di strategia propone, che cosa vuole fare. E questa è una cosa che si capisce, una ricerca valutativa questo lo può capire. Metodologicamente questa cosa è stata affrontata in mille punti, l'attore collettivo, la città come attore collettivo di cui parla Bagnasco Legares, la coscienza dei luoghi di cui parla Beccardini, il progetto locale, tutte cose che possono essere esplicite, manifestate, disegnate, documentate, oppure implicite, e si vanno a capire. Cioè questo significa che è possibile riconoscere, è una ricerca valutativa, lo può fare questo, il singolo territorio di che tipo di valori sta mettendo in campo per quello che gli riguarda. E le politiche non devono ritrovarsi per caso a far coincidere le possibilità delle politiche con i fabbisogni, ma le politiche devono essere disegnate in maniera flessibile tale che possano essere usate dai territori. Allora, mentre andava avanti la SNAI, noi sempre per il Sistema Nazionale di Valutazione abbiamo sperimentato un progetto pilota di valutazione locale che si chiama REVES,
che ha sperimentato questo tipo di approccio. Non seguiamo the money, guardiamo le cose al contrario, dal territorio. Allora, quindi il territorio che cos'è? Qual è la sua configurazione locale? Che valori esprime? Questi valori guidano la valutazione e si guarda a che cosa? Alle politiche centrali, dalla regione in su. Queste politiche quanto sostengono e sono utilizzabili proficuamente dalle strategie locali? Quanto possono in qualche modo piegarsi alle caratteristiche? Quanto aiutano? Insomma, la valutazione ha a che fare con i valori, naturalmente, dice la parola stessa. Un valore fondamentale è il valore della place awareness, della consapevolezza del territorio che deve essere insita nelle politiche. Per cui, se le politiche è bene che siano place-based, se è bene che abbiano consapevolezza territoriale, così deve essere la valutazione. Cioè, se SNAI va in quella direzione, la valutazione di SNAI deve andare in quella direzione e lo può fare proficuamente e utilmente in vari stadi dell'avanzamento della strategia. La si può fare all'inizio, quando io attraverso la valutazione aiuto il territorio a costruire la sua strategia. E il territorio è il mio cliente. Il territorio mi chiede a me, valutatore professionale, di insieme a loro di definire, ok, noi che cosa siamo, che fabbisogni esprimiamo da una parte, dall'altra parte le politiche centrali, dove non ci stanno bene. Nella Valparadiso una valutazione locale avrebbe messo in luce il fatto che rispetto ai fabbisogni di formazione legati ai posti di sviluppo del territorio, la politica regionale non è sufficientemente flessibile da poter venire dietro a queste cose. Ma non si sta non significa venire dietro a bizzarrie, significa venire dietro alle ipotesi di sviluppo che il territorio fa ed esprime. Ed è esattamente la prospettiva della SNAI, cioè ipotesi di sviluppo legata alle politiche centrali. Grazie. Allora, buonasera, i miei 5 minuti, solo due parole su da dove vengo. La mia esperienza è legatissima al contesto di vita, che in molti casi viene usato come benchmark.